Un bando a 30 giorni per acquisire proposte in project financing per ricostruire il ponte Belvedere, la cui vicenda ormai si trascina da anni e per il quale i residenti chiedono risposte al comune da tempo. Per il ponte Belvedere il vice sindaco Raffaele Daniele ha chiarito che sono arrivate già 8 manifestazioni di interesse, 8 proposte da tutta Italia. Ne verrà selezionata una che dopo la conferenza dei servizi andrà a gara con l'importo indicato. Chi si impegnerà a realizzare il progetto al minor costo per il comune si aggiudicherà la gara. La procedura di project financing prevede che in caso di offerte a ribasso sia riconosciuta una prelazione a chi ha proposto il progetto. Il comune dell'Aquila per quest'opera ha messo sul piatto 2 milioni e 700 mila euro circa. Si è scelta la strada del project financing, ha chiarito più volte Raffaele Daniele, per accelerare i tempi. Il privato non incorre infatti nelle limitazioni e delle lungaggini a cui è soggetta la pubblica amministrazione, anche se ad oggi di tempi certi non ce ne sono. Saranno comunque dimezzati rispetto a quelli imposti dalle opere pubbliche. La vicenda della ricostruzione del ponte Belvedere si trascina dal dicembre 2017. La giunta comunale, da poco insediata, aveva approvato la modifica della proposta progettuale di consolidamento lasciata dalla vecchia amministrazione, con l'inserimento di una campata in acciaio che avrebbe garantito maggiore sicurezza e minore tempistiche di esecuzione. 8 mesi dopo, il crollo del ponte Moraldi, l'assessore alle opere pubbliche di allora, Guido Liris, annunciò che dopo 9 anni sarebbero partiti i lavori di un nodo stradale fondamentale per la città. Liris spiegò che erano in corso prove sui materiali relativamente alle fondazioni, ai pilastri e alle campate del ponte. Una volta concluse le verifiche, entro 15 giorni, il progettista avrebbe avuto 60 giorni per redigere il progetto definitivo ed esecutivo. A ottobre del 2018, invece, un po' di mesi dopo, lo studio di ingegneria Romolini, che si era aggiudicato lo studio appunto per progettare il nuovo ponte, abbandonò l'incarico, rescindendo il contratto a causa dell'insufficienza dei fondi. L'incarico affidato allo studio toscano Romolini risaliva a giugno del 2016. Sta di fatto che ad ottobre 2018 lo studio appunto si tira indietro e così la decisione della giunta di procedere con l'acquisizione di proposte in project financing.